Alcuni mesi fa, due persone della nostra chiesa sono venute a parlare con me alla fine del culto, qui. E hanno detto, senti René, abbiamo apprezzato una cosa che hai detto, però vogliamo anche trasmetterti che secondo noi avresti potuto comunicarla in un modo diverso. Noi ci siamo sentiti così. Se l'avessi detto in quest'altro modo, sarebbe stato più facile da ricevere e riflettere. Gli ascoltati gli ho detto, avete completamente ragione? È vero? Lo riconosco, grazie mille di avermelo detto. Se avessi fatto in quest'altro modo, sarebbe stato meglio, non ci avevo pensato. Le prossime volte farò come avete suggerito. Vi ringrazio tantissimo. Queste persone infatti mi hanno fatto un gran regalo. Ne ero sinceramente riconoscente perché potevano non dire niente, giusto? Potevano andare a lamentarsi con altri, ma sono venute a parlare con me in modo umile e amorevole. Questo mi ha fatto apprezzare loro di più, ancora di più e capire come migliorare per le prossime volte. È un grande segnale di salute, no? Per chi lo dice e per chi ascolta, per chi lo riceve. Perché nessuno di noi è perfetto. Ci sono cose che ci sfuggono. Tutti noi cresceremo se abbiamo persone nelle nostre vite che ci amano e portano alla nostra attenzione delle dinamiche che non vediamo. È un segno di genuina amicizia. Amicizie superficiali rimangono sulla superficie. Si parla del tempo, di calcio, di politica. Ma in una vera amicizia ci affiniamo gli uni gli altri. Un proverbio della Bibbia dice questo, leggiamo. Il ferro forbisce il ferro, così un uomo ne forbisce un altro. Io a volte ho un'idea che ritengo essere brillante, finché la condivido con Sara. E lei mi dice, se farei questo succederà quello. Quella persona si sentirà così. E io dico, è vero, eh? Forse la mia idea non era così brillante. E poi, quando vado a proporre qualcosa, le persone pensano, René è un uomo saggio, ponderato, però vi dico il mio segreto, viene tutto da Sara. È da 15 anni che ricevo il coaching di Sara. Avanzato questo coaching. Mariti, date ascolto alle vostre mogli. Anche le mogli devono dare ascolto ai mariti, però soprattutto i mariti devono dare ascolto alle mogli, a noi serve tanto, giusto? Grazie Serena, sei fantastica anche tu. Oggi diamo continuità alla nostra serie Intelligenza Relazionale e parliamo di questo tema, di cosa la Bibbia dice del dono del confronto, cioè di come gestire i nostri rapporti e anche i conflitti in modo costruttivo. È parte della vita. Perché le differenze, le divergenze, i conflitti sono inevitabili in qualsiasi rapporto. Se non appaiono divergenze è perché rimaniamo sulla superficie. In una vera amicizia, in una famiglia, in un matrimonio, in un rapporto di lavoro, in una comunità, ci saranno divergenze. La questione è come affrontarle bene, no? Andiamo direttamente dalla persona o andiamo a lamentarci con altri? Diciamo ciò che diciamo con amore e umiltà o con rabbia e risentimento? La nostra intenzione è aiutare l'altro e migliorare il rapporto o è vendicarci? Vogliamo dare ascolto all'altro o solo dire la nostra. La questione è come affrontare le divergenze bene, come gestire i conflitti in modo costruttivo. Perché è qui che finiscono dei matrimoni, è qui che si rovinano delle amicizie, è qui che si dicono parole che poi segneranno un'altra persona per sempre. Una divergenza ci può distruggere o può aiutarci a crescere. Quindi oggi parliamo di cosa la Bibbia ci insegna, come la Bibbia ci insegna ad affrontare i conflitti in modo sano, costruttivo, amorevole, che guarisce ferite e edifica le persone. Il versetto base di oggi si trova nel Vangelo di Matteo capitolo 18. Mi baserò anche su un capitolo molto bello in cui John Ortberg, l'autore del libro che stiamo consigliando questo mese, si chiama Tutti sembrano normali, finché non li conosci, bel libro, un capitolo in cui lui analizza questo versetto, ha dato buoni spunti. Però la parentesi prima che iniziamo col versetto, che è questo. Oggi darò delle direttive generali su come Gesù ci insegna ad affrontare i conflitti in generale. Ma riconosco che ci sono situazioni particolari, pesanti, dove ti servirà un aiuto specifico di un amico, di un pastore, un consulente matrimoniale, la polizia, le autorità, il dipartimento di risorse umane. Va bene? Gesù sta affrontando le divergenze generali della vita. In situazioni particolari, specifiche, confrontati, cerca aiuto. Ok? Quindi leggiamo
Matteo 18, 15. Dice, se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. La prima parte è, se tuo fratello ha peccato. Cioè, prima riconoscere che c'è un conflitto, c'è una questione, c'è un peccato, un qualcosa da affrontare. È il primo passo, perché spesso preferiamo pretendere che non ci sia niente, non ci sia nessuna questione. Un psicologo ha scritto che i bambini nascono con tre tipi di temperamento riguardo a come affrontano le difficoltà. Alcuni reagiscono con ansietà e si ritirano, alcuni con aggressione e assertività, e alcuni con ottimismo e lo sforzo di prevalere con l'affetto e la cordialità. No? E qui abbiamo temperamenti diversi, c'entra anche come la nostra famiglia d'origine, come si gestivano i conflitti nella famiglia d'origine. Un'altra tipologia ha trovato che afferma che tendiamo a fare una di cinque cose, secondo questa altra tipologia, cioè intensificare i conflitti, ritirarsi dai conflitti, attaccare, presumere che le cose siano peggiori della realtà, o triangolare, che formare un triangolo, coinvolgere altri. Il modo in cui affrontiamo i conflitti dipende anche dalla cultura in cui siamo cresciuti. Non molto tempo fa è venuta un'amica dal Canada che è venuta a trovarci. Tra le altre cose abbiamo parlato dei suoi rapporti con le sue coinquiline e del suo atteggiamento passivo-aggressivo, ce lo raccontava, che non vuol dire niente, ma usa segnali non verbali per far capire all'altra persona che qualcosa non va. Sai, tipo, non dice niente, però così. E le ha domandato, è così anche qui? Io ho pensato e risposto, qui spesso non c'è il passivo, c'è l'aggressivo. E ho raccontato una storia di quando eravamo appena arrivati a Roma. Ero sull'autobus e c'erano due signore ottantenni, nonnine, a discutere fortemente. È arrivata la fermata di una di loro, è scesa dall'autobus. L'altra si è affacciata sulla finestra e hanno continuato a discutere mentre l'autobus partiva. La ragazza canadese mi guardava con degli occhioni, davvero? Perché alzare la voce contro uno sconosciuto in un luogo pubblico non sarebbe mai successo nel Canada. Mentre qui noi diciamo tutto, come si permette, così via. Quindi devi riconoscere il temperamento, il tuo temperamento, la tua famiglia d'origine, come affrontavano i conflitti, altrimenti per te sembrerà il modo normale, giusto, come si faceva a casa. E se ci sono culture diverse, anche come queste culture tendono a gestire i conflitti. Una volta, dopo una discussione con Sara, mi sono accorto che più o meno mia madre stava discutendo con suo padre attraverso di noi, no? Con i valori che abbiamo ricevuto. Dobbiamo diventare consapevoli di questi schemi. Osserva soprattutto Gesù, che si trovò anche lui in vari conflitti, però non reagiva solo facendosi valere o solo ritirandosi, ma reagiva ad ogni situazione con saggezza perfetta e li affrontava. Quindi riconosci come tende a reagire. Cosa è successo e se è il caso di confrontarsi. Vale la pena? Sarà edificante? Forse a volte non lo sarà. L'altra settimana un ragazzo per strada è venuto a chiedermi una sigaretta. Gli ho detto che non ce l'avevo. E ha cominciato a insultarmi. Sembrava drogato magari. Mi ho offeso, però ho pensato, se inizio a discutere con questa persona, a cosa porterà? A niente di buono. Quindi mi sono allontanato, l'ho lasciato a parlare con se stesso. Quindi valuta la situazione. Ci sono persone che sono sempre in conflitto con qualcuno. La suocera, il vicino di casa, qualcuno a lavoro, c'è sempre qualcosa. Il loro senso di identità è costruito sull'opporsi agli altri. Se non hanno qualcosa da contrastare, qualcuno da contrastare, non sanno chi sono. Ma allora vuol dire che il problema sono loro. Sei tu, sei il tuo caso. Quindi valuta. Valuta questa cosa. Il libro dei Proverbi parla del folle, di questa categoria del folle. Non porta niente provare a ragionare con il folle. Dice, allontanati da questo. Quindi leggiamo alcuni proverbi. Dice questo. Il passante che si riscalda per una contesa che non lo concerne è come chi afferra un cane per le orecchie, cioè viene morso. Poi, nel peccato delle labbra sta un'insidia funestra, ma il giusto sfuggirà a tale afflizione. Lo stolto lascia scorgere subito il suo cruccio, ma chi dissimula un affronto è un uomo prudente, cioè non si lascia offendere, lascia perdere. Poi, chi ama le liti ama il peccato. Chi alza troppo la sua porta cerca la rovina.
e poi caccia via il beffardo. Se ne andranno le contese, ci saranno le liti e le offese. Cioè, chi ama le liti ama il peccato. Un uomo prudente invece dissimula un affronto, non si lascia offendere dal folle. Caccia via chi produce contesa dopo contesa, qui non trova spazio. Quindi valuta, c'è un conflitto? Tuo fratello ha peccato o tu hai peccato? Vale la pena? Sarà edificante per te, per lui e per il bene comune? Se sì, e ci saranno situazioni, allora tu va, dice Gesù. Tu va. Prendi l'iniziativa. Assumersi la responsabilità. A volte pensiamo, è l'altro che deve venire a cercarmi. Lui ha iniziato la cosa, è sbagliato lui, no? Oppure, non è giusto che debba io essere la persona a fare il primo passo. Forse l'altro dovrebbe fare il primo passo. Gesù dice, se tuo fratello ha peccato, no, l'altro ha peccato, certo. Ma è comunque nostra responsabilità confrontarlo con amore. Prende la situazione in mano per portarla ad una direzione costruttiva. Cristo ci ha affidato, dice un altro brano, il ministero della riconciliazione. Un altro brano dice ancora, fate ogni sforzo per vivere in pace con tutti. Forse siamo tentati a non fare niente. Ci sono persone che io non ho aiutato perché mi è mancato il coraggio di dirgli, per esempio, brother, ti posso dare un consiglio? Lavati ogni giorno, usa il deodorante ogni giorno, è buono, no? Non ho avuto il coraggio. Quindi fai lo sforzo. È un dono che stai regalando all'altro. Per me è stato un dono enorme ascoltare ciò che quelle due persone avevano da suggerirmi, era buono. Se tu però sei arrabbiato, sei fortemente offeso, vuoi dire la tua per ferire l'altro e metterlo al suo posto, allora non andare, aspetta, no? Per indirizzare la situazione in una direzione costruttiva, devi arrivarci con calma, con serenità. Se arrivi per attaccare, lo sai, no? Puoi dire anche cose difficili se l'altro sente che gli vuoi bene, che desideri il suo bene, che riconosci i tuoi errori, che lo incontri per promuovere la pace e non la guerra. Adesso dirò qualcosa di difficile, ok? Lo riconosco. È difficile, ma prova ad ascoltare. È questo. Meglio ancora, se riesci, soprattutto in situazioni spinose, meglio ancora è perdonare la persona prima di andare ad incontrarla. Può essere molto difficile, ma se arrivi avendo perdonato l'altro, sereno, è questo che può essere la svolta. Per esempio, per conflitti che durano anni tra parenti, tra figli e genitori. Se arrivi per dire, papà, mi ha fatto male in questo, questo, in quest'altro modo. Ho subito questa conseguenza, questa e quest'altra. Sono venuto per dire che ti ho perdonata. Che riconosco, chiederti perdono per le cose che ho fatto io. E per dire che voglio ristabilire il nostro rapporto. Se arrivi così, allora c'è una reale possibilità di svolta. Non è garantito. Non sempre riusciremo a riconciliarsi ad altri, non sempre. Il versetto che ho citato poco fa dice, fate ogni sforzo per vivere in pace con tutti, cioè non sempre accadrà, dipende anche dall'altro, certo. Ma hai fatto il tuo sforzo, sarai sereno perché hai fatto il possibile, ciò che puoi fare tu. Perché poi tocca all'altra persona, tu hai fatto ciò che puoi fare. Prova, Dio può fare un miracolo. Dio può ammorbidire anche un cuore duro. Forse non guadagnerai tuo padre, ma sarai un figlio di Dio. Dice Gesù, un altro versetto suo. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Figli di Dio, chi si adopera per la pace. Rileggiamo il versetto chiave, Matteo 18. Gesù dice, se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo, fra te e lui solo. Il prossimo passo allora è fra te e lui solo, cioè non criticandolo in pubblico, non imbarazzandolo davanti ad altri, così lo costringiamo a rispondere davanti alla gente, non parlando male di lui dietro alle spalle. Questo è il pettegolezzo, che è l'opposto del confronto cristiano, è agire dietro alle spalle per esaltare te stesso, invece di andare dalla persona per ristorare e innalzare quella persona. Forse dovrai aprirti ad un amico fidato che ti aiuterà a prepararti per una conversazione difficile. Può essere utile. Forse dovrai fare uso di un'autorità più grande in situazioni particolari.
ma in generale lo scopo ultimo era la riconciliazione fra te e lui solo. Ragazzi, il pettegolezzo non può trovare spazio tra di noi. Io ringrazio Dio perché non trova spazio tra di noi. No, parliamo bene gli uni degli altri. Innalziamo gli uni gli altri. Parliamo bene, non male, di altre persone, chiese, pastori, tutto il resto. E questa è la chiesa che vogliamo essere. Pubblicamente parliamo soltanto bene. Se c'è qualcosa da affrontare, andiamo privatamente e direttamente dalla persona, no? Ecco degli altri proverbi. Le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. Poi, la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. La lingua che calma è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia lo spirito. La lingua delle persone che benedice, che incoraggia, che restaura, che effettua riconciliazione è un albero di vita. È dolcezza all'anima, è salute alle ossa. È il nostro obiettivo quando andiamo ad ammonire qualcuno, comunichiamo con umiltà, sensibilità e soprattutto amore. Amore. Non è fare un'accusa personale, tipo tu sei un insensibile. No, è parlare di comportamenti specifici, descrivere questi, come con questi comportamenti ti hanno ferito, descrivere le conseguenze di questo comportamento e presentare la richiesta che fai. Per esempio, invece di dire tu sei un insensibile, dici la battuta che hai fatto sul mio aspetto quel giorno davanti a quelle persone mi ha fatto sentire disprezzato e umiliato. Sono andato via da quel contesto, ma non voglio allontanarmi né dai miei amici né francamente da te. Quindi ti comunico che le tue parole mi hanno ferito. Vorrei che non le dicessi più. Vedi? In modo chiaro, specifico, assertivo, parlando dell'azione e di come tu ti sei sentito, invece di generalizzazioni e accuse personali. In questo modo la persona può riconoscere cosa ha fatto, l'impatto che ha avuto su di te, senza sentirsi attaccata. Prova ad esprimere anche il punto di vista dell'altra persona. Per te forse è sembrata una semplice battuta, per far ridere, ma ha toccato una parte delicata del mio senso di me stesso, mi ha ferito, no? Comunicazione diretta, specifica, empatica, con lo scopo di ristorare, fra te e lui solo. C'è un autore cristiano chiamato Gary Smalley che descrive in uno dei suoi libri un concetto che lui chiama la danza che distrugge i rapporti. Che è questo. Lui dice che il problema apparente spesso non è il problema reale che giace al di sotto del problema che stiamo discutendo. Per esempio, se un coniuge dice all'altro che l'altro è troppo assorto dal lavoro, cominciano a discutere. Tu devi arrivare prima a casa, arrivi troppo tardi. L'altro, non hai idea della pressione che io sto subendo. E io, non sono importante? E poi, lo faccio per noi. E cominciano a discutere la questione a livello superficiale e non risolverla, magari. Ma ciò che forse che stanno veramente provando a comunicare, forse è per lei che si sente dimenticata, rigettata. Mentre per lui che non si sente valorizzato e che ha paura di sentirsi un fallimento come uomo, che non è bravo sul lavoro. Abbiamo queste paure molto radicate. È come un pulsante che appena qualcuno lo tocca, si accendono in noi emozioni fortissime. Sentirsi impotenti, umiliati, rigettati, soli, queste cose. E cosa succede tante volte? Una persona sente il suo pulsante premuto. Si accende per premere il pulsante dell'altro. Quante volte ti ho detto? Che per difendersi risponde con aggressività. E cadono in una dinamica disfunzionale di mutua distruzione dove l'obiettivo è ferire l'altro. È così che finiscono matrimoni. Mentre ciò che stanno provando a comunicare disperatamente è voglio essere vista, voglio essere apprezzata, voglio essere la numero uno nella tua vita, voglio essere importante per te e voglio sentirmi rispettato, voglio essere apprezzato, voglio sentire che ho onore. Se riescono ad ascoltare tra le righe, accorgersi che una conversazione sugli orari di lavoro è in verità una conversazione più profonda e comprendere e valorizzare l'altro. Che guarigione! Si cerca di dare ascolto all'altro. Poi esprimi la prospettiva dell'altro. Cioè, tu ti stai sentendo così perché per te questa mia azione ha questo significato. E l'altro, sì, si sente compreso, allora può aprirsi ad un livello più profondo. E allora può offrire genuino ascolto all'altro,
che sente che può aprirsi di più, finché scendiamo insieme a livelli sempre più profondi, finché c'è un incontro di anime e cuore. È questo che dobbiamo coltivare, il dono della comprensione, dell'incontro, dell'ascolto. Lo facciamo quando abbassiamo le guardie, poggiamo la spada tagliente, cerchiamo di ascoltare e capire l'altro, l'un l'altro. Questa dolcezza all'anima e salute alle ossa. È così che Gesù finisce il versetto. Rileggiamolo. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo, fratello e solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Se il tuo obiettivo è segnare dei punti, è contraccambiare, magari vincerai delle battaglie, ma rimarrai solo. Vincerai tante guerre, ma rimarrai solo. Ma se il tuo obiettivo è la ristorazione di una persona e la riconciliazione di un rapporto, se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Si sentirà trattato con onore, con amore, con verità, quindi potrà passare da oppositore a fratello, a padre, a madre, a figlio, a moglie, a marito. Per concludere, faccio una domanda e racconto una storia. La domanda è: qual è la conversazione da affrontare che Dio ha messo nel tuo cuore? Quali sono i passi da fare? Chi è la persona da incontrare? Forse solo pensarci ti viene la nausea e lo stomaco. Forse la guerra procede da così tanto tempo che ti sembra ridicolo fare un'offerta di pace. Cioè, l'altro mi darà ascolto, mi darà del ridicolo. È possibile. Ma è anche possibile che ti darà ascolto e riceverai un fratello. Dio può fare miracoli. Dio può ammorbidire cuori. Dio può ammorbidire il tuo cuore, se lo chiedi. Colloca l'altra persona nelle mani di Dio. Chiede a Dio di farle del bene. Prega per lui o lei. Lascia l'amore di Dio cominciare a sciogliere l'amarezza nel tuo cuore. Immaginalo redento. Immagina di riuscire a dargli un abbraccio. Mentre ci rifletti, racconta una storia, ok? Che Ortberg, questo autore, racconta nel suo libro. Una storia vera di una madre e una figlia. Ebbe un rapporto segnato dal conflitto per tutta la vita. Alternava tra il cessate il fuoco e la guerra aperta tra una cosa e l'altra. Sua madre non le aveva mai fatto un complimento. Non le aveva mai detto che era bella. L'unico modo di comunicare era fare del male l'una all'altra. Un giorno la figlia, che ormai si era trasferita in un'altra città, ormai da anni, ricevette una telefonata. L'avvertiva che la madre era malata e avrebbe vissuto poco. La figlia cominciò a pregare per un miracolo. Arrivò un'altra chiamata. La madre stava per morire. La figlia tornò a casa. Furono giorni difficili, ma dopo un po' sembrava che la madre stesse recuperando. Tutti, poi la famiglia, erano partiti e solo la figlia rimase per un'ultima notte lì. Non riusciva a dormire. Quella notte andò accanto al letto di sua madre e il suo cuore cominciò a sciogliersi. Disse: mi dispiace, mamma. So che non sono stata facile da crescere. La madre rispose: anch'io, dispiace anche a me. Per la prima volta da quando era bambina, la figlia provò amore per la madre. Non si toccavano da anni, ma prese la mano della madre e accarezzò i suoi capelli. Le disse: io ti amo, mamma, veramente. Avevo paura che tu morissi senza saperlo. In quel momento per la figlia la madre sembrò radiante. Sai come alcune persone appaiono prima di morire, quando il cielo si avvicina? La madre non riuscì più a parlare. Scrisse soltanto una parola: bella. La figlia rispose: l'infermiera ha detto che assomiglia a te, mamma. E la figlia cominciò a sentire dei sentimenti. A quel punto aveva 40 anni, ma non si era ancora sposata. E disse: avrei voluto darti dei nipoti. E la madre scrisse: mi hai dato una figlia. Fu l'ultima notte in cui la figlia vide la madre, perché fu l'ultima notte di sua madre. La notte più bella,
due cuori duri si sono sciolti. Due persone che hanno vissuto per decenni come nemici sono tornate ad essere madre e figlia. Chi è la persona che devi incontrare? Prendi un minuto ora in silenzio per pregare.